Parliamo di turismo estivo, siamo quasi alle battute finali, è settembre, però inizia la stagione della degustazione dei prodotti tipici del territorio come le castagne, i funghi qui a Gambari e poi la stagione invernale. Ecco. Intanto, com'è andata la stagione estiva? Sì, la stagione estiva è andata discretamente, nonostante non ci sia stato tantissimo caldo e abbia spinto le persone in montagna, però è andata abbastanza bene. Adesso aspettiamo l'uscita dei funghi e tutto quello che è l'autunno gastronomico, quindi le nostre offerte sia gastronomiche che di escursioni e di divertimento. Noi organizziamo tutti i weekend di ottobre, questi weekend con l'escursione, l'animazione serale, che attraggono tantissimi siciliani e anche reggini. Quindi un territorio che offre molto per degustare tanti prodotti, come diceva prima lei. Ecco, siamo in altura quasi 1200 metri di altezza qui, giusto? Sì, siamo a 1500 metri e soprattutto i nostri prodotti sono i funghi, le patate, tutto quello, i fagioli, tutto quello che è legato al nostro territorio. Cerchiamo di esaltarli, di trovare nuovi modi appunto per cercare di esaltare questi nostri prodotti. Ecco, a Gambari cosa c'è da visitare? Sì, ultimamente tanti piccoli boschi che prima erano abbandonati sono stati in qualche maniera ripresi dall'amministrazione comunale, è nato il Bosco di Mezzo che è una bellissima realtà dove possono essere portati i bambini con dei piccoli percorsi con delle statue di legno, c'è la Faggeta del Benessere che è un bosco con una cascata e ci sono tanti luoghi anche percorribili in pochi minuti da visitare e poter diciamo passare una mattinata. Ecco, e poi ci si prepara per la stagione invernale alla neve. Sì, speriamo insomma che arrivi presto. Il problema nostro è ancora la seggiovia. Speriamo che questa seggiovia si possa risolvere in breve tempo, perché anche se abbiamo ancora gli impianti diciamo sciistici della zona del laghetto, però la seggiovia della piazza è fondamentale per il nostro turismo.